Buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale e per il secondo anno consecutivo in chiusura della stagione portiamo il progetto di collaborazione collettiva che oramai stiamo portando avanti da due anni con la community del canale. L'anno scorso abbiamo preparato l'ambientazione, ne abbiamo descritto la sua geografia, alla fine è diventato un unico enorme mega dungeon. E quest'anno continueremo a dettagliare l'ambientazione per renderla sempre più accurata e quindi sempre più funzionale agli scopi di una vera campagna di gioco di ruolo. E dato che quest'anno ci siamo focalizzati su PNG e le loro organizzazioni, nel mega dungeon di quest'anno andremo a vedere quali sono le fazioni di PNG del nostro mega dungeon. La nostra ambientazione prevede che il mega dungeon originariamente avesse già dei suoi abitanti e che poi gli esploratori dal mondo esterno siano arrivati per sconvolgere la situazione. Quindi in questo video, che come avete visto al titolo è il primo di due, cominceremo andando a vedere quelle che sono le fazioni originali del dungeon, diciamo le fazioni native del dungeon, mentre settimana prossima andremo a vedere le fazioni che sono arrivate all'esterno e hanno appunto portato questo sconvolgimento. In realtà vedremo che di sconvolgimento ce n'è stato più di uno, ma dovrete aspettare. Prima di cominciare però voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito sia quest'anno che lo scorso anno con le loro idee, perché senza i loro semplicemente non ci sarebbe nessun progetto, quindi questi video non li stareste vedendo, Siate anche loro riconoscenti. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere le fazioni del Mega Dungeon. C'è molta roba di cui discutere, ma eh, prima devo fare una precisazione, magari per quelli che sono arrivati nuovi del canale. Come ho detto, questo è il secondo anno che presentiamo il progetto e quest'anno andremo a parlare soltanto delle fazioni del dungeon. Per quanto riguarda la sua storia, la sua geografia, tutto è stato già fatto l'anno scorso. Vi lascio i video linkati qui in alto. Io, per questi video, per non mettere troppa roba, darò per scontato che tutti abbiano visto quegli altri video. Se non è così, andateli a recuperare, altrimenti rischiate di non capire qualcosa di quello che diremo in questi. E vi ricordo anche che. Tutte le informazioni che sentirete in questi video sono frutto della fantasia di vari membri della community di questo canale. Quello che ho fatto io è stato prendere le varie idee che loro hanno promosso e mischiarle tra i loro per creare una singola entità coerente dalle idee di varie persone. Nel caso siate interessati a fare qualcosa di simile, ad agosto farò come l'anno scorso una serie di video speciali in cui andremo ad analizzare le singole idee una per una. In questi video vedrete soltanto il risultato finale, mettiamola così. Chiariti questi due punti, andiamo nel vivo dell'azione e cominciamo a vedere chi abita il mega dungeon. Lo strato più alto del Mega Dungeon un tempo era occupato da un'unica enorme città che si estendeva per decine se non centinaia di piani dal sottosuolo fino alla superficie vera e propria. Chi siano i costruttori di questa leggendaria città perduta oramai è un vero e proprio mistero. Ma quello che è certo è che dietro di loro hanno lasciato un'enorme quantità di meraviglie, sia magiche che tecnologiche, il cui funzionamento in larga parte sfugge ancora agli abitanti del mondo di superficie. Quello che è chiaro è che chiunque fossero questi abitanti originali... La loro società era dedicata esclusivamente all'arte e alla ricerca nel campo magico e tecnologico e per tutti gli aspetti più triviali della vita avevano costruito un vero e proprio esercito di automi che si occupasse di mantenere la loro civiltà mentre loro si dedicavano al piacere intellettuale. A testimonianza del loro assurdo livello di conoscenze, nonostante loro stessi siano scomparsi da eoni, i loro automi sono ancora lì e in larga parte continuano a funzionare. Il sistema automatizzato che supervisionava il mega dungeon era qualcosa di così vasto e complesso che per garantirne l'efficienza i costruttori originali lo avevano a sua volta diviso in vari dipartimenti separati, ognuno organizzato attraverso una vera e propria serie di caste di automi di complessità crescente, la cui casta più alta i supervisori finali del mega dungeon erano a loro volta supervisionati coordinati e diretti da quello che probabilmente era un consiglio di eruditi tecnici amministratori sociali che valutava di volta in volta quali erano le necessità del popolo perduto e organizzava di conseguenza tutto il sistema automatizzato Nonostante questo consiglio di eruditi oramai sia sparito insieme al resto della loro civiltà, i loro automi sovrani, da quello che si è capito, a cui gli altri automi si riferiscono come i direttori, a quanto pare perdurano ancora e continuano a svolgere la loro funzione primaria, anche se oramai non più coordinati tra di loro nessuno ha mai incontrato di persona questi sovrani meccanici del mega dungeon ma alcune delle loro intenzioni e motivazioni possono essere inferite dal comportamento che gli automi a loro subordinati tendono ad adottare quando incontrano gli abitanti del mondo di superficie anche se questo comportamento a volte sembra incoerente e spesso è possibile vedere questi atomi occupati in azioni che sembrano inutili o comunque incomprensibili agli organici. Non è neanche chiaro se questo indichi un malfunzionamento del sistema che oramai dopo migliaia di anni senza supervisione anche gli automi sovrani stanno cominciando a collassare. O se sia semplicemente un sistema talmente complesso che alcuni suoi aspetti sfuggono alla razionalità umana, ma che siano perfettamente comprensibili per gli automi direttori, o se molto più semplicemente i costruttori originali non abbiano costruito questi direttori per essere veri e propri esseri senzienti. Ma semplicemente sistemi automatici che per quanto complessi non hanno la razionalità tipica di una mente organica e di conseguenza alcune loro azioni non abbiano alcun senso perché loro stessi non siano in grado di comprendere esattamente quello che è richiesto da loro di fare il direttore della difesa Sembra essere l'entità più apertamente ostile agli esploratori e utilizza attivamente le sue varie caste di automi da combattimento, da droni molto semplici e relativamente inoffensivi a veri e propri costrutti da guerra che possono radere al suolo un quartiere urbano se decidono di scatenarsi, per Tenere lontani gli esploratori da molte delle aree del dungeon non è però esattamente chiaro quale sia la schema della difesa che il direttore abbia deciso di impostare perché alcune delle aree più pesantemente sorvegliate, almeno apparentemente, non contengono. Nulla che abbia un qualsiasi tipo di valore, sia economico che strategico, mentre aree invece di forte interesse sono lasciate del tutto non sorvegliate. Ed è anche capitato che aree estremamente sorvegliate fossero improvvisamente abbandonate e gli automi di quelle aree rischierate in altri posti. Da quello che si è potuto capire dello schema del come le truppe del direttore della difesa sono schierate, non sembra però voler controattaccare l'invasione, ma semplicemente stia adottando una strategia di contenimento volta più che altro a scoraggiare l'ingresso in alcune aree e fare in modo che gli avventurieri si spostino verso altre zone del mega dungeon che apparentemente ritiene meno vulnerabili o meno importanti. I costrutti del direttore della difesa, salvo qualche perentorio avvertimento di allontanarsi da un'area o generici suoni di allarme, non sembrano assolutamente essere interessati o non sembrano proprio essere in grado di comunicare con gli avventurieri e non è stato mai possibile instaurare una qualunque forma di dialogo con loro. Il direttore della manutenzione, al contrario, sembra essere del tutto indifferente agli avventurieri e i costrutti con il suo controllo. Nella maggior parte dei casi ha ignorato qualsiasi abitante del mondo esterno che abbia incontrato, anche se c'è stato più di un rapporto in cui i costrutti della manutenzione hanno invece attivamente aiutato avventurieri in difficoltà, procurando loro cibo o anche materiali che gli permettessero di cavarsi dagli impicci. In più, vari gruppi di avventurieri hanno raccontato di aver trovato in aree diverse dal dungeon delle strutture, probabilmente in origine centri medici ospedali o qualcosa di simile in cui a volte è possibile incontrare dei bizzarri costrutti tentacolati che sembrano essere in grado e sembrano anche essere più che propensi a guarire ferite e curare varie forme di malattia sia mondana che di origine magica. Quindi Probabilmente il direttore della manutenzione non vede gli esploratori del mondo esterno né come un'attiva minaccia, ma neanche come un potenziale alleato e sembra aiutarli quando questo non è inconveniente, forse ritenendoli in qualche modo assimilabili ai suoi costruttori originali. Questo non vuol dire che i costrutti della manutenzione non rappresentino un pericolo, anche se involontario. E più di una squadra si è trovata murata viva o molto più semplicemente calpestata a morte da alcuni enormi costrutti. Che a quanto pare avevano l'incarico di fare qualche tipo di ristrutturazione, estremamente urgente ed estremamente estrema, di alcune zone della parte alta del Mega Dungeon. La maggior parte dei costrutti di manutenzione, però, sono meccanismi estremamente piccoli e estremamente semplici, e non sembrano in grado di comunicare in nessun modo e non sembrano in grado di svolgere in realtà nessuna funzione che non sia qualcosa di estremamente basilare come pulire per terra o togliere lo sporco alle pareti, riparare tubi o piastrelle rotte, cose del genere. Più rari e più complessi anche di dimensioni più imponenti, però ne esistono. E questi, in alcuni casi, hanno anche parlato con gli avventurieri, anche se non sembrano particolarmente interessati a farlo. Difficilmente sono i primi a iniziare un dialogo. E anche in questo caso, non sembra importargli molto di quello che dicono gli avventurieri al di là di quella che è la loro funzione primaria diretta, che sembra essere anche l'unico argomento di conversazione che perlomeno sono interessati a intrattenere. Il terzo direttore, quello della cultura, è un'entità estremamente ambigua. I costrutti sotto il suo controllo sono gli unici che sembrano apertamente interessati a instaurare un dialogo con gli abitanti della superficie e Un'esperienza relativamente comune per un avventuriero essere avvicinato da uno o più di questi costrutti, principalmente progettati per non solo avere una forma umanoide, ma assomigliare a qualche tipo di parodia meccanica di una della razze della superficie. E questi costrutti erano appunto molto propensi a fare domande. Sugli aspetti più disparati della società, della cultura, della conoscenza in generale e gli altri abitanti, anche se delle volte gli argomenti di conversazione che sceglievano erano disarmanti, sia perché estremamente complessi e specifici, o al contrario, perché estremamente triviali e ritenuti poco interessanti dagli avventurieri stessi. Anche se non sempre tutti gli incontri sono pacifici, casi più rari ma comunque notevoli ci sono stati in cui alcuni di questi costrutti hanno avvicinato gli avventurieri, chiedendo che qualcosa che fosse stato recuperato nel dungeon venisse immediatamente restituito o in alcuni casi anche che alcune proprietà personali degli avventurieri venissero consegnati loro in quel momento. I costrutti di questo direttorio, come detto, non solo sono quelli più propensi a parlare con gli avventurieri, ma sono anche gli unici che iniziano spontaneamente una comunicazione con gli abitanti del mondo esterno e se non fosse per la loro natura evidentemente meccanica dal modo in cui parlano e si esprimono sarebbe difficile comprendere che non si tratti di creature organiche reali, anche se è stato fatto notare che esistono strane lacune nelle loro conoscenze e che, in linea generale, per quanto cerchino sempre di apparire gioviali o comunque interessati alle informazioni sono estremamente più propensi a fare domande che a dare risposte e molto spesso domande dirette per quanto riguarda la natura del mega dungeon o la natura e l'organizzazione dei costrutti abbiano avuto risposte estremamente vaghe e elusive o semplicemente false e dimostrabilmente false e questo ha portato molto rapidamente i costrutti se confrontati appunto con le loro menzogne a allontanarsi dagli avventurieri o in altri casi ad agire in maniera aggressiva. Anche in questo caso non è possibile stabilire se si tratti semplicemente di un malfunzionamento se in effetti questi costrutti per quanto abbiano la capacità di scimmiotare il comportamento degli organici non siano mai stati Progettati per farlo in maniera effettivamente fedele, o se in realtà ci siano delle intenzioni molto più losche da parte del direttore della conoscenza. Nello strato intermedio del dungeon, dove il calore che si sprigiona alla superficie va a incontrare il freddo e il ghiaccio che arrivano dall'alto, si è venuta a formare un'enorme serie di caverne, al cui interno è sorta una giungla pluviale. E questo è proprio il territorio dove abitano gli uomini lucertola. Il popolo lucertola ha occupato queste caverne letteralmente per migliaia di anni ed è andato a creare una rete di villaggi interconnessi tra loro. Da usi, costumi, obblighi tribali e tradizioni che sono effettivamente molto difficili da comprendere per chi arriva dal mondo esterno. Non si tratta infatti di una cultura unitaria: ogni villaggio praticamente è una sorta di unicum culturale che ha delle similarità con gli altri, ma di per sé fa una storia indipendente, e questo non vale solo per gli aspetti sociali. Esistono vari tipi di uomini lucertola che abitano villaggi in posizioni diverse e non è neanche chiaro se si tratti di effettivamente specie diversi di rettili che poi hanno creato un'unica cultura cosmopolita o se in realtà siano varie mutazioni, adattamenti all'ambiente locale ma che provengano tutti da una razza ancestrale di uomini lucertola che poi si è divisa in varie etnie diverse nei livelli più alti dove le caverne sono più piccole la giungla è più rada abita la più grande delle sottospecie degli uomini lucertola questi sono bruti imponenti la cui pelle è ricoperta da scaglie e bitorzoli ed è abbastanza spessa da deflettere anche un colpo di una normale arma bianca nelle caverne dei livelli intermedi, abita invece una razza più piccola e agile in cui molti individui hanno proprio differenze somatiche: hanno creste, bargigli, a volte altre screscenze corporee. E sono particolarmente abili nella caccia, nel tendere imboscate e nell'uso di trappole. Nei livelli più bassi, infine, dove l'acqua che gronda si accumula in grandi laghi sotterranei, i villaggi sono costruiti su palafitte. E qui vivono gli uomini lucertola con la coda più lunga e le mani palmate, che sono perfettamente adattati a un ambiente anfibio. Che poi è il terreno naturale dove sorgono i loro insediamenti. Indipendentemente dalla loro sottospecie, tutti i lucertoloidi vivono una vita di caccia e raccolta con un livello tecnologico estremamente basso, praticamente sono un popolo dell'età della pietra, anche se non è infrequente, soprattutto per gli individui di rango più alto, indossare oggetti o armi magiche. Che sono stati ritrovati nelle rovine lasciate da quelli che erano i costruttori originali del dungeon, che si estendono anche in molte parti del sistema delle caverne. Per quanto ogni villaggio sia formalmente indipendente ed esistano varie forme di governo anche all'interno della stessa sottospecie, che il villaggio sia governato dal guerriero più forte o da un consiglio di donne anziane. Vicino al centro di potere del villaggio è sempre possibile trovare un membro della casta sacerdotale, gli uomini lucertola, facilmente riconoscibile sia per l'incarnato estremamente pallido e praticamente albino, sia per la naturale propensione alla magia arcana. Al contrario dei villaggi dove fanno da consiglieri per i leader, i sacerdoti sembrano almeno in apparenza appartenere tutti a un'unica cultura obietaria che ha il suo centro in una città nascosta nei livelli più bassi, costruita in quello che era una ciclopica struttura costruita dagli abitanti originali, adesso riadattata per ospitare la mitica casta dei sacerdoti Lucertola. Periodicamente, ognuno di questi sacerdoti fa ritorno alla mitologica città dei sacerdoti portando con sé un uovo tra quelli che sono stati deposti nel villaggio in cui abita. Perché venga covato e il nascituro diventerà poi un nuovo membro della casta sacerdotale. Esattamente come questo avvenga e quali siano gli insegnamenti non è chiaro, i sacerdoti non ne parlano. Anche se c'è da dire, sembrano avere una conoscenza estremamente approfondita sulle antiche rovine e anche su molti aspetti poco chiari del Mega Dungeon soprattutto per quanto riguarda la magia arcana, nonostante il loro livello tecnologico, come abbiamo detto, sembra risaltare quello dell'età della pietra. Qualche esploratore ha cercato di avvicinarsi alla zona remota e in realtà già di per sé pericolosa dove sorge la città, ma nessuno è mai tornato per raccontare quello che ha visto e in realtà tutti gli altri abitanti del mondo esterno hanno imparato molto in fretta di tenersi lontano alla società dei sacerdoti in cui neanche altri membri del popolo lucertola sono ammessi. È importante però sottolineare come esista un divario tra il numero delle uova che vengono raccolte e l'effettivo numero dei sacerdoti. Nella totale oscurità e immanenza del mega dungeon non esistono il concetto di anni, ma Ogni stagione, ogni periodo della cova, centinaia se non migliaia di uova vengono portate alla città, ma in realtà il numero effettivo dei sacerdoti di Lucertola è molto basso, non ce n'è mai più di uno per villaggio e alcuni dei villaggi più piccoli non hanno neanche un sacerdote permanente, ma ne hanno uno che gira magari tra due o tre villaggi passando qualche mese in ognuno tra gli esploratori girano diverse voci c'è chi ipotizza che i rituali che trasformino un normale uomo lucertolo in un sacerdote sia qualcosa di talmente estremo che implica un altissimo tasso di mortalità quindi la maggior parte di questi giovani muoiono durante il loro addestramento e magari il fatto che i sacerdoti siano proprio così pallidi è una causa di questo il rituale è talmente estremo da lasciarli fondamentalmente sfigurati per il resto della vita anche nel caso sopravvivono ma c'è anche chi dice che in realtà la maggior parte dei sacerdoti non lascia mai la città e che in realtà tutti i villaggi degli uomini lucertola che vivono nelle caverne non siano altro che la punta dell'iceberg di quella che è la vera civiltà degli uomini lucertola e che quindi la città dei sacerdoti contenga migliaia se non decine di migliaia di uomini di lucertola e che lasciano i villaggi sul loro confine proprio per ingannare le persone, far credere. La loro civiltà sia molto diversa da quella che è in realtà. Nel livello più basso del Mega Dungeon, dove le cose si fanno molto più calde in tutti i sensi del termine, tra sfoghi magmatici, creature elementali e gas velenosi, troviamo l'enclave fortificata del Clan Dunking. Tecnicamente le origini di questo gruppo non sono interne al Mega Dungeon. Originariamente era una spedizione commerciale da parte, appunto, del clan Derro del Monte Dunking, che era giunta nel Mega Dungeon nei primissimi anni della sua esplorazione, con l'intenzione di creare un'industria mineraria per sfruttarne le risorse. Soprattutto i cristalli magici degli strati più bassi. Ma a seguito di un colpo di stato nella loro patria ancestrale, rimasero virtualmente isolati all'interno del dungeon e decisero di restare e creare una nuova enclave del loro clan. In parte per la leggendaria catarbietà dei nani e in parte per via delle enormi ricchezze che l'estrazione dei cristalli magici e degli altri minerali aveva portato all'enclave, non ci volle molto perché molti altri transfughi, sia degli originari e patria montana dei Dunking, sia di molte altre razze del sottosuolo venissero attirati dall'enorme potenzialità di ricchezza e di lavoro che l'enclave stava fornendo e quindi quella che all'inizio era una semplice miniera iniziò molto presto ad espandersi. Inizialmente l'enclave era molto più cosmopolita anche se difficilmente le razze di superficie trovano appetibile la vita nei livelli così bassi del mega dungeon, molti appartenenti a popoli che comunque appartengono a culture che hanno la loro radice sottoterra, si erano uniti all'enclave attirata alla possibilità di lavoro e di ricchezze, ma le condizioni di lavoro che i nani imponevano ai loro lavoratori erano estremamente dure per chiunque non avesse la leggendaria tempra. Dei nani e poche altre creature del sottosuolo, e questo portò già nel primo decennio dall'installazione delle miniere a sempre più frequenti scioperi. L'ultimo dei quali venne represso in maniera estremamente dura, ma in realtà questo sortì l'effetto contrario: i lavoratori passarono da sciopero a rivolta. Non riuscirono a prendere il controllo dell'enclave, ma ci fu un esodo di massa di quella che era la popolazione servile dell'enclave Dunkin che si riversò negli strati più bassi del mega dungeon. E diciamo che per certi versi sopravvive ancora, anche se di questo parleremo meglio nel prossimo video. Sin dall'inizio l'enclave sotterranea era stata progettata per poter sopportare anche lunghi periodi di isolamento e per essere difesa, dato le condizioni estreme dell'ambiente dello terzo strato del dungeon. I nani avevano portato i loro progetti delle famose miniere sotterranee e tra i primi alleati dei dunkin ci fu anche un gruppo di ingegneri gnomi che aveva contribuito allo sviluppo con sistemi idraulici e altre opere di ingegneria pratica per il miglioramento dell'enclave man mano che l'enclave si estendeva da un semplice serie di baracche vicino agli ingressi delle miniere a una vera e propria cittadella fortificata anche le sue difese e i suoi sistemi interni vennero continuamente migliorati. Gli ingegneri gnomi costruirono anche un ingegnoso sistema idraulico per pompare direttamente magma dalle profondità del suolo a una serie di grotte accuratamente selezionate che erano state scoperte durante gli scavi dei primi tunnel trasformando poi queste grotte in vere e proprie fucine automatizzate dove i minerali scavati al sottosuolo potevano essere direttamente lavorati e scremati in loco per quindi essere rivenduti alla superficie a prezzi ancora più alti. Dopo la rivolta dei lavoratori i Dunkin e anche quegli altri pochi che decisero di schierarsi alla loro parte, in realtà principalmente gli gnomi che rappresentavano una casta intermedia di tecnici fortificarono ancora di più le enclave e si chiusero molto di più al mondo esterno. Questo sia perché oltre ai pericoli dell'ambiente, adesso c'era effettivamente il pericolo di Uomini armati che avevano un forte interesse ad attaccare l'enclave, sia perché la rivolta ai lavoratori aveva già acuito la naturale tendenza xenofoba dei derro che da quel momento in poi preferirono avere meno contatti con la superficie. Che potevano. Dopo quasi un secolo di isolamento, adesso l'enclave è virtualmente autosufficiente. Anche se continua a commerciare regolarmente, soprattutto per il cibo, col mondo esterno, in cambio di sempre maggiori quantità di metalli e cristalli magici che cava dalle profondità. Al suo interno, la società si è fondamentalmente divisa in una serie di clan familiari. Che si occupano delle varie forme di gestione di quello che è, è l'intero sistema minerario, che nel corso degli anni si è sempre fatto più automatizzato, e le famiglie più importanti sono rappresentate dai membri del clan Dulkin originale, ma anche alcune famiglie gnomesche che hanno fondamentalmente l'appalto per quanto riguarda sia i sistemi idraulici sia i sistemi di scavo, che sono poi la vera ricchezza dell'enclave. In realtà fanno anche molta sperimentazione sui cristalli magici stessi e probabilmente di tutte le fazioni all'interno del mega dungeon sono quella tecnologicamente più avanzata. E per questa settimana terminiamo qui. Prossima settimana andremo a vedere, come ho detto, le fazioni che sono arrivate in seguito e da dove arrivano anche l'Enclave Durkin. Ma lo faremo in una maniera diversa, così potremo anche illustrare un metodo diverso per organizzare le informazioni e dare un'alternativa nel caso vogliate provare a fare un esperimento simile con i vostri giocatori. Fino a quel momento, come sempre, scrivetemi qua sotto nei commenti se le fazioni vi sono piaciute, se voi avreste fatto qualcosa di diverso o magari come voi avete organizzato le fazioni nella vostra campagna. Non sarebbe neanche male ringraziare quelli che hanno contribuito col materiale, perché senza di loro voi questo video non l'avreste visto. Per il resto, come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete anche quelle nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate i link del server di Discord del gruppo Telegram dove metto io i link ai video manualmente ogni volta che escono e dove si raduna anche la community e il MasterCAE che poi sono le persone dietro progetti come questo. Per il resto io sono il MasterCAE e noi ci vediamo nel prossimo video.